Come fa un pensionato a essere considerato? È l'ultima ruota del carro? Pensionato. L'ultima ruota del carro, così si considerano, penalizzati più di altri dalla crisi e dai tagli imposti dal governo, prima di tutto quelli sulla sanità. Io ho una pensione da 600 euro, per cui bisogna stringere la cinghia. Non ce la faccio stare in piedi e vengo anche al mercato per risparmiare qualche cosina, se no non si può mangiare. Anziani con pensioni da fame che rinunciano a curarsi, sono sempre di più in Italia, sono quasi 3 milioni. È quello, ci fanno pagare anche il ticket sulle medicine, ma insomma, almeno quello da toglierlo, perché ormai abbiamo degli acciacchi che... Il minimo sono 630 euro al mese, secondo lei si può vivere? È difficile vivere con poche centinaia di euro al mese, figuriamoci curarsi. Poveri cristi siamo e poveri cristi li siamo. Si stanno dissanguando, la povera gente stanno dissanguando, caro signore. Questa massa che abbiamo a Roma, sono tutta una massa di Dio. Io che mi sono cambiato il cuore, ho messo due valvole, una non va ancora a posto perché 280 e di andare. Poi quando vai all'INPS ti dicono, è già fortunato lei. C'è un dato che impressiona e indigna. Negli ultimi anni gli anziani malati sono aumentati dell'8%. Sono quei pensionati che hanno rinunciato a medicine e analisi perché non possono permetterseli. A un certo momento, a 75 anni, avendo lavorato per 50 anni, con una pensione misera, perché in un certo momento faccio fatica anche a arrivare a fine mese, non c'ho vergogna a dirlo, però... Solo giuro di crepare, non vedo l'ora. Non è una vita questa. Da fare un paio d'anni da vecchietto in Santa Pace a viaggiare, non posso più partire, più fare niente. Niente. Il mio viaggio è sottoterra, basta. È quello che sto cercando. Disperato. È meglio che crepo.